Inter returned to defend their title the following year on a rainy night in their home stadium, the San Siro in Milan. Their opponents were Benfica, who had tried to persuade UEFA to change the venue. Tutti si aspettavano che giocando in casa dovessimo vincere e forse questo aveva un po' bloccato la nostra squadra, che in quella partita non giocò come aveva giocato le partite in precedenza. Secondo me era una partita che non si doveva giocare quella sera, perché c'era molta acqua sul terreno. E infatti il gol della vittoria lo segnò Jair da Costa grazie anche al terreno che era molto bagnato, e il portiere prese il pallone ma gli passò in mezzo le gambe proprio a causa di questo terreno che era molto bagnato. For Inter it was back-to-back victories and the trophy remained in Milan. For a disappointed Eusebio and his teammates it just wasn't to be.